Esercizio numero 8, il sistema dei due mattoni legati, questo, massa grande 1 kg, massa piccola mezzo kg, accelera con 1 metro al secondo quadrato, calcola il coefficiente di attrito dinamico e la tensione della corda. Prendiamo come verso positivo destra e in basso e come al solito scriviamo le due equazioni di Newton per il mattone grande e per il mattone piccolo. T a destra meno FA a sinistra, la forza d'attrito, uguale MA. Mg in basso meno T, che va in alto, uguale MA. Come al solito sommiamo le due equazioni, troviamo l'equazione di Newton per il sistema intero. Le forze esterne al sistema sono infatti Mg e la forza d'attrito. Le forze interne si sono semplificate, infatti guardando il sistema come dentro un sacchetto nero noi non vediamo le sue parti né le forze interne, cioè le tensioni della corda, che le parti si scambiano. Le incognite sono la tensione della corda e praticamente la forza d'attrito. Una volta ricavata la forza d'attrito calcoleremo la vera incognita, che era il coefficiente di attrito dinamico. In realtà per risolvere questo problema non serviva neanche scrivere l'equazione di Newton per il sistema intero, in quanto le due equazioni di partenza non sono accoppiate e quindi già si può risolvere la seconda trovando la tensione della corda. Formula inversa, sostituiamo i numeri, mezzo chilo e G meno A è 9,8 meno 1 metri al secondo quadrato. Il risultato è 4,4 Newton. Vado a sostituire questo risultato nell'altra equazione e trovo la forza d'attrito, che vale appunto la tensione 4,4 Newton meno MA, M grande A, 1 kg per 1 metro al secondo quadrato, 3,4 Newton. Ora che conosco la tensione e soprattutto la forza d'attrito dinamico la scrivo attraverso il coefficiente d'attrito dinamico. Mg è la forza normale da 9,8 Newton che schiaccia il mattone da 1 kg contro il piano, formula inversa, e trovo il coefficiente d'attrito dinamico 0,35, valore ragionevole perché inferiore a 1.